In remoto. Va bene, allora passiamo subito la parola a Saverio Maluccio del gruppo monitoraggio del carbonio del CREA per il suo contributo. Intanto grazie Saverio per esserci. A te la parola. Grazie, mi sentite bene? Assolutamente sì. Allora non metto il microfono. Ok, sì, buongiorno a tutti. Anche per me è un piacere perché quando insomma si inizia a parlare di noi ricercatori, che spesso parliamo di cose non concrete, invece in questo caso si parla di qualcosa di concreto, quindi fa sempre piacere. Niente, è nata una collaborazione col Parco, abbiamo fatto un accordo di collaborazione come CREA con il Parco e quindi da lì è nato il nostro, diciamo, legame con il Parco e con la riserva di biosfera, e nello specifico sul tema del mercato dei crediti di carbonio e in particolare dei crediti di sostenibilità. Adesso non so se voi già tutti quanti sapete di che cosa si tratta, ma una definizione proprio minima del mercato è che è un mercato appunto tra gli acquirenti, che sono appunto i proprietari e i gestori forestali, che generano questi crediti che vengono acquistati da aziende o anche organizzazioni pubbliche, anche singoli cittadini, che per compensare le proprie emissioni e combattere appunto il cambiamento climatico acquistano questi crediti sul mercato che viene definito volontario, cioè chi acquista non ha nessun obbligo di acquistare i crediti, lo fa in maniera volontaria per una sua responsabilità, diciamo, sociale e indipendente. Quindi questo è il mercato. Poi, nello specifico, ci troviamo in un momento in cui questo mercato volontario, sia a livello nazionale che a livello internazionale, sta subendo dei cambiamenti che, insomma, tutti i segnali ci dicono che sono positivi perché sono state definite le regole finalmente a livello internazionale per utilizzare questi crediti cercando di evitare il famoso doppio conteggio. Il doppio conteggio è quando i crediti venivano utilizzati sia dagli stati per i loro obiettivi di riduzione delle emissioni che dalle aziende o da chi acquistava i crediti. Adesso sono con l'accordo di Parigi e con l'articolo 6 dell'accordo di Parigi che è stato definito nell'ultima COP a novembre del 2021, si sono definite le regole per evitare questo problema e questo avrà sicuramente un risvolto positivo sul mercato. E nello specifico in Italia, che fino adesso ha avuto un mercato del volontario che è stato monitorato dal CREA, noi come ha detto appunto Willy, come nucleo monitoraggio carbonio, abbiamo proprio una linea di ricerca che dal 2010 analizza tutte le transazioni dei crediti di carbonio forestali. E abbiamo notato appunto in questi anni come fino adesso non ci stavano regole per generare e vendere crediti di carbonio in Italia. E quindi quello che c'è di positivo è che adesso abbiamo appunto colto questa opportunità che ci hanno dato le regole internazionali per introdurre delle linee guida a livello nazionale del mercato, sia per generarli che per vendere i crediti. Ci avevamo già provato nel 2014 facendo una linea guida che si chiama Codice Forestale del Carbonio, che però poi non è stata, diciamo, istituzionalizzata, cioè non è stata recepita poi dal Ministero dell'Ambiente, quindi adesso ci stiamo riprovando proprio perché il Ministero dell'Ambiente, alla luce di tutte queste nuove normative internazionali, ha deciso in effetti di applicare delle linee guida a livello nazionale per evitare questo far west che c'è nei mercati volontari. E quindi abbiamo istituito innanzitutto un comitato tecnico-scientifico nel quale c'è il CREA, c'è il Ministero dell'Ambiente, c'è il Ministero delle politiche agricole, c'è l'ISPRA, c'è il Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici e alcune università, e quindi tramite questo comitato scientifico stiamo cercando di arrivare ad aggiornare le vecchie linee guida che abbiamo fatto per poi renderle operative, facendole approvare con un decreto interministeriale. E quindi diciamo che le prospettive sono che in futuro avremo delle linee guida da rispettare che dovranno essere rispettate almeno dei criteri minimi da tutti quelli che generano e vendono questi crediti. E ovviamente il disciplinare della piattaforma dei crediti di sostenibilità
è stato costruito anche sulla base di queste linee. Quindi è assolutamente in linea con quello che sarà poi approvato anche a livello nazionale. E quindi andiamo appunto a specificare qual è il ruolo del CREA e del nostro gruppo nel progetto della piattaforma dei crediti di sostenibilità, che è proprio quello di validare il processo di contabilizzazione, generazione e vendita di questi crediti di sostenibilità. L'altro aspetto molto importante è il registro, e per quanto riguarda il registro dobbiamo dire che è vero, il progetto della piattaforma avrà già un suo registro, ma è possibile che fra poco avremo anche un registro nazionale, perché la proposta di legge Montagna, all'articolo 17, appunto come ha detto Will, attribuisce proprio al CREA la possibilità di attivare un registro nazionale dei crediti di carbonio, e quindi ovviamente il nostro obiettivo è quello di far inserire in questo registro nazionale anche i crediti di sostenibilità. È importante sottolineare che stiamo anche comunque monitorando la situazione internazionale, perché anche a livello europeo stanno uscendo delle regole di certificazione dei crediti di carbonio grazie al progetto Carbon Farming, è un'iniziativa che si chiama Cicli di Carbonio, e quindi ovviamente le nostre linee guida saranno in linea anche alle linee guida europee. L'ultima cosa che voglio dire è che tutto questo processo, questo progetto, il mercato e le piattaforme di sostenibilità non è solo un processo volto a guadagnare, avere dei risvolti economici per i proprietari, anche se ci saranno, ma anche un'opportunità di gestire un territorio che spesso non viene gestito. Come sapete, la maggior parte delle aree forestali italiane non hanno un piano di gestione. In questo modo si riesce innanzitutto a fare un piano di gestione e si riesce a fare una pianificazione di lunga durata che può essere utile non solo per generare crediti di carbonio, ma anche per rendere questi territori più produttivi, anche dal punto di vista di altri servizi ecosistemici. In questo caso mi rivolgo ai servizi di approvvigionamento come il legno. Insomma. E basta, insomma, avrei finito, resto a disposizione. Grazie per l'invito. Grazie a te Saverio, grazie per la sintesi e soprattutto per la chiarezza e la precisione di questo tuo intervento. Ecco, a noi ci sembrava opportuno, quindi con questi primi interventi, produrre questi chiarimenti, perché avevamo avuto la percezione che fosse necessario. Ora abbiamo il piacere di avere due contributi importanti da parte di istituzioni che di foreste si occupano, ovvero le unioni montane. Per cui lascerei subito la parola al dottor Tiziano Borghi, che è presidente dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e, come vi ho detto prima, anche sindaco del comune di Carpinetti. Tiziano, a te la parola. Sì, grazie Will. Io cercherò di essere breve e credo attorno a questo tavolo, dopo il presidente, di essere il più grande, con tutti i vantaggi e gli svantaggi di essere grandi. Lasciamo perdere gli svantaggi, che sono tanti, forse tra i vantaggi c'è anche quello di avere una sedimentazione di esperienze che vengono da lontano, vissute ovviamente, che con curiosità la voglio portare qua, ma è propedeutico il discorso molto tecnico che sono stati fatti prima di me. Allora, io parto da un po' da lontano. Nel 1970 io avevo 15 anni e rimasi colpito da uno studio che allora venne commissionato da un club di Roma, venne commissionato al MIT, Massachusetts Institute Technology, che tutti noi conosciamo, no? E l'obiettivo era di studiare un modello matematico, soprattutto per i computer di allora, che prevedessero con l'andamento di allora dello sviluppo quanto la civiltà umana sarebbe collassata. E lo studio da allora, ma è ancora attuale, si può riprendere, questo studio aveva un nome, che era Forrester, dall'ingegnere che fece questo modello matematico, individuò un periodo tra il 2040 e il 2050 questo collasso, se si continuava a
diciamo, evolversi, lo sviluppo che c'era nel 1970, ovviamente i dati vennero caricati partendo dal 1900, dall'inizio del secolo, e il modello portò a questa definizione. Dicendo anche, e purtroppo la cosa ha coinciso, dicendo anche che le prime manifestazioni visibili di questo cambiamento verso l'irreparabile sarebbero avvenuti verso il 2020. Ecco, questi dati allora, non dico fecero un po' sorridere, magari tra i ragazzi come me, che ero un ragazzo allora, si è un po' più sensibili e quindi ci si preoccupava di più. Ma in quel periodo ovviamente era un'ipotesi molto lontana, traguardava molto lontano. Poi c'erano altri dati magari che non sono successi, però questo qua mi viene da dire che insomma, purtroppo nei 50 anni che ci sono stati dall'acqua, si sono sovrapposti questi dati previsti e questi dati purtroppo fisici che sono avvenuti, questi dati di fatto. Poco dopo, nel 75, è ancora molto attuale, venne scritto non scrittore, ma era poi un agricoltore, sostanzialmente un ex reduce di guerra giapponese, un libro nel 1975, La rivoluzione del filo di paglia, non so se qualcuno di voi, ma penso in tanti l'abbiamo letto, no? Dove a un certo punto diceva, no, ma questo modo di coltivare, questa agricoltura occidentale probabilmente porta a un impoverimento, e sostanzialmente scrisse questo libro che più che manuale di tecniche di coltivazione è quasi un manuale filosofico, comunque, che prendeva posizione nei riguardi di questo modo di coltivare, sulla monocultura, sulle concimazioni, sui trattamenti. Ecco, nel 1980, che vado velocemente, dopo finito, io lavoravo al Consorzio Agrario e mi occupavo di concimi, trattamenti fitosanitari, fitoiatrici, concimi, trattamenti fitoiatrici e sementi selezionati. E mi ricordo una discussione con un agricoltore che avrà avuto 70 anni allora, diceva, non va mica bene questo sistema qua, guarda, avrà fatto la seconda elementare, ma questa grande intuizione, perché avvelena sicuramente, noi sterilizziamo il terreno, e ovviamente allora giovane e anche il mestiere che facevo, c'era questa discussione, insomma, dove io sostenevo magari tutta una teoria, oggi non più sostenibile, mi viene da dire. Ecco, saltiamo da allora questi giorni, dove è uscito l'ultimo, non so se il terzo, il quarto, adesso io ho perso i conti, è uscito l'ultima relazione dell'osservatorio sul clima. Ecco, l'ultima osservazione sul clima, queste cose che allora erano molto, molto lontane, ci ha fatto vedere l'orizzonte vicino, cioè domani, questi cambiamenti, perché noi per tutti questi discorsi qua lo facciamo per cosa? Per una ragione ben precisa, per contenere, ridurre il più possibile i gas serra nell'atmosfera. Ridurli perché? Perché abbiamo tutti capito, tutti lo sappiamo, allora c'era l'intuito, c'era una ricerca scientifica del MIT poco, diciamo, seguita, ma oggi siamo ai tempi supplementari, cioè l'orizzonte che allora era lontano, oggi è vicino, oggi è domani, specialmente per voi giovani, io forse non lo vedo, per voi giovani è molto vicino, quindi questa riduzione dei gas serra in qualche modo va perseguita il più possibile. In che modo? Beh, in due modi, insomma. Uno è proprio non emettendo più gas serra da fonti fossili, che sappiamo benissimo. E l'altro cercando di contenere, catturare il più possibile la CO2 nell'atmosfera. Questo è quello di cui stiamo parlando oggi, però ha bisogno anche, secondo me, della parte di storia di prima, perché prima abbiamo dormito, perché oggi bisogna sollecitare la gente a essere sensibili. E questa sollecitazione ovviamente farà in modo che siano sempre di più quei responsabili che in modo individuale aderiscono a questo progetto che voi molto bene avete spiegato prima, sia come singoli ma soprattutto come aziende, per lasciare il meno possibile questa impronta sul territorio di emissione di gas serra. Bene, allora concentriamoci oggi, che è il nostro mestiere, sulla cattura della CO2 che avviene soprattutto col suolo, ma soprattutto anche con le foreste. Ecco, abbiamo visto che però questi cicli a cui voi fate riferimento, e che ovviamente sono comprensibili, sono cicli lunghi, e i cicli lunghi ovviamente non è che possono essere gestiti da diciamo una società, da un privato, ma i cicli lunghi devono essere gestiti obbligatoriamente anche dall'ente pubblico, che traguarda, una volta quando erano bravi traguardavano anche 100 anni, quando facevano le prime foreste di... piantavano le prime foreste
di fustaia, ovviamente traguardavano tra i 70 e i 100 anni, quindi nessun privato si interessava di una fustaia che traguarda i 70 e i 100 anni. Ecco, tutto questo per dire che ovviamente l'ente pubblico e soprattutto l'Unione dei Comuni non può essere assente in questo processo, in questi progetti che voi state facendo. Ecco, per dire che è comprensibilissimo e ognuno deve portare, scusate, ma la propria goccia d'acqua per fare il lago, e la propria goccia d'acqua è che ogni ettaro, ogni milione d'ettaro, quello che può essere, deve in qualche modo essere coltivato con questo orizzonte nuovo che sequestri il più possibile la CO2, perché questo è il nostro compito, questa è la nostra mission, che ne parliamo oggi, poi ce ne sarà un'altra che parlerà della riduzione della CO2 nuova con i combustibili fossili, e tutto questo ovviamente dovrà essere implementato anche attorno a un ente pubblico che ovviamente traguardi più e più gestioni, perché appunto un piano di forestazione o di conservazione fatto oggi poi ha traguardo dai 30, ai 40, ai 50 anni. Abbiamo dei tecnici qua attorno che quindi lo sanno benissimo. Tutto questo per dire che assolutamente l'ente pubblico va coinvolto, l'Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano è già ben predisposto a questo e quindi siamo disponibilissimi a fare tutti i piani assieme a voi che sono necessari per raggiungere velocemente questi obiettivi, perché come ho detto prima, l'orizzonte che io vedevo nel 70-75 lontano, tutti vedevano lontano e nessuno aveva preso in considerazione, oggi è molto vicino, perché se superiamo i 3 gradi di aumento di temperatura rispetto al periodo pre-industriale, noi sappiamo che succedono dei cataclismi che mette seriamente in discussione tutta la nostra civiltà, tutta la nostra evoluzione umana, esattamente come era stato predetto nello studio del MIT del 1970. Grazie. Grazie, grazie mille Tiziano per la testimonianza, il tuo contributo e soprattutto l'offerta che ci hai fatto circa la disponibilità a collaborare nell'ambito di questo progetto. Vorrei dire tante cose, in realtà non lo farò. Lascio subito la parola a Gianluigi Giannetti, presidente dell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana, sindaco del comune di Filizzano. Prego Giannetti. Grazie, grazie, buonasera a tutti. È un piacere essere qua, grazie dell'invito. Insomma, ne avete già dette molte di cose. Effettivamente sentivo ed ascoltavo l'ultimo intervento di Tiziano Borghi. Effettivamente le unioni dei comuni non possono stare al di fuori di questa iniziativa e di questo progetto. Noi abbiamo già da subito aderito al protocollo perché riteniamo appunto fondamentale il nostro contributo, in quanto poi ente che unisce tutto il territorio della Lunigiana, in questo caso 13 comuni, in realtà sulla forestazione abbiamo anche il comune di Pontremoli, per cui veramente abbiamo la completezza di tutto il nostro territorio della Lunigiana. Noi su questo aspetto siamo chiaramente molto favorevoli, ho ascoltato con piacere qualche giorno fa l'incontro che è stato fatto su Acerretto, al Passo del Cerreto, e l'iniziativa è chiaramente assolutamente lodevole e interessante. Non soltanto dal punto di vista meramente economico, insomma, della vendita di questi crediti, ma anche per tutta quella che è l'utilizzo del bosco e la salvaguardia del bosco stesso. Insomma, il nostro territorio si distingue da questo punto di vista, anche dal punto di vista turistico, proprio per la bellezza dei territori nostri, delle nostre foreste, e queste vanno chiaramente mantenute e gestite. E io credo che questo tipo di intervento e di progetti che riguardano la forestazione saranno assolutamente utili e indispensabili per la salvaguardia e il mantenimento del bosco. Bosco che oggi è utilizzato soprattutto nel nostro territorio per la maggior parte come un'economia legata soprattutto alla legna da ardere sostanzialmente. Ed anche su questo aspetto noi dobbiamo essere invece bravi ad andare nella direzione di un prodotto che sia utilizzato anche per la produzione e la trasformazione stessa del legno. Ci sono già delle realtà e si stanno sviluppando sempre più anche qui in Lunigiana e nei territori limitrofi, insomma, delle realtà che vanno nella direzione della trasformazione e del recupero del legno.
Ecco, noi forse in questa fase, sia come Unione, ma anche come enti pubblici, come comuni, eccetera, dobbiamo essere bravi, proprio legata anche a questo nuovo utilizzo dei crediti, a sfruttare i nostri boschi in una direzione un po' diversa rispetto a quella della legna da ardere, trasformandola e andando nella direzione invece di un materiale che in certi casi può essere anche pregiato e utilizzato per la trasformazione e per la produzione. Questo chiaramente darebbe, oltre al fatto di un mantenimento dei nostri boschi, anche la possibilità di creare opportunità di lavoro che territori di montagna e delle aree interne come siamo noi sono assolutamente importanti e indispensabili. Tornando al discorso del progetto dei crediti, chiaramente io credo che è veramente soltanto l'inizio questo. Poi il traguardo sinceramente non lo conosco, perché chiaramente è un mercato talmente in evoluzione. Oggi lo vediamo tutti con quello che è successo e che sta succedendo in Europa con la guerra, eccetera, con il costo delle materie prime. Chi lo sa dove potremmo arrivare con queste richieste legate anche a uno sviluppo energetico differente, insomma, per cui sicuramente il bosco in questo senso per noi è una risorsa e dobbiamo essere bravi a gestirla ed a utilizzarla nel migliore dei modi. Credo che l'iniziativa chiaramente che il parco sta mettendo in atto è assolutamente centrale in un territorio come quello della MAB e devo dire che ad oggi, soprattutto in Lunigiana, abbiamo avuto l'adesione dell'Unione dei Comuni, sì, con la nostra foresta del Bratello, ma pochi altri enti. Invece penso che da qui in avanti potremo anche lavorare assolutamente con gli enti locali che hanno a disposizione svariati ettari di bosco e che ad oggi sono anche, ahimè, purtroppo nella maggior parte dei casi abbandonati, insomma, per cui c'è quasi la necessità e l'obbligo che gli enti pubblici, a partire dai comuni, si facciano portatori anche di questa iniziativa e inizino a fare un ragionamento generale di piano di forestazione corretto e che possa poi entrare alla certificazione dei crediti. Io, per quanto riguarda l'Unione, l'ho detto, l'abbiamo già fatto, ma mi impegnerò anche con gli altri miei colleghi per poter contribuire in questo senso, perché ritengo appunto che ci sono due opportunità, quella della valorizzazione del bosco e quella allo stesso tempo della certificazione dei crediti. Noi operiamo in questo settore, la terza via è quella legata proprio appunto, come dicevo all'inizio, al turismo, perché questa certificazione ci darà anche un imprinting diverso come attrattiva per i nostri boschi, per le nostre montagne, per la possibilità di fare tutta quell'attività all'aria aperta che oggi diventa veramente centrale in un'offerta turistica, e i dati che ci arrivano costantemente anche qua in Lunigiana ci danno un trend assolutamente positivo, per cui un'iniziativa che ha veramente diverse sfaccettature, tutte positive. Insomma, noi siamo a disposizione, vi ringrazio di questa possibilità di intervento e vi ringrazio dell'invito. Grazie mille Gianluigi. Grazie per essere stato presente venerdì scorso a Cerreto e grazie per le buone parole di questo pomeriggio. Grazie mille. Ora darei la parola ad Antonio Brunori, segretario di PFC Italia, per il suo contributo e la sua testimonianza. Immagino verso la gestione forestale sostenibile delle foreste. Prego Antonio, a te la parola. Grazie. Allora, io avevo preparato anche una piccola presentazione per essere più efficace. Ti è possibile abilitarmi così che faccio un servizio, diciamo, a chi... Ti ho abilitato, dovresti poterlo fare. Perfetto, lo provo subito. E, sì, io ho... il mio obiettivo è quello di parlare di gestione forestale sostenibile. E considerato che abbiamo in questo momento una certificazione in itinere, no? Di quello che è la gestione sostenibile delle foreste, penso che sia importante per chi ascolta, che magari non ha tutte le conoscenze su cosa vuol dire gestire in maniera sostenibile una risorsa forestale, che esistono due sistemi di certificazione che hanno due standard gestionali che garantiscono la gestione corretta delle foreste. Ma cosa vuol dire avere una gestione corretta delle foreste?
Beh, come ha già chiaramente detto Willy Reggioni, non solo ci vuole una gestione responsabile e corretta, ma che abbia una visione legata alla reale permanenza della risorsa forestale grazie a degli interventi climaticamente intelligenti. Ora, per fare questo esistono diverse modalità di gestire i boschi e il parco e le risorse del MAB che aderiranno appunto al registro e quindi alla certificazione non solo dei boschi ma anche dei crediti, avranno sicuramente come obiettivo il miglioramento e la sostenibilità della gestione forestale, che di fatto è una strategia gestionale. Però non è l'unica strategia che va messa in atto, perché laddove c'è necessità di fare nuove piantagioni o fare afforestazione, soprattutto nelle aree di pianura, allora la certificazione garantisce anche la possibilità di una strategia di espansione. Noi sappiamo che in collina e in montagna c'è molto bosco e va gestito, però in pianura e nelle aree urbane è indispensabile pensare ad aumentare, quindi espandere la copertura degli alberi. Dobbiamo anche aver ben chiaro che gestire vuol dire assumersi responsabilità nei confronti del patrimonio, quindi dobbiamo anche difenderlo, diminuire la degradazione. Quindi bisogna anche operare delle azioni contro gli incendi forestali, ma anche contro dei piccoli atti di illegalità, cioè un taglio che magari è fuori dalle regole, eccetera. Ecco, questo sicuramente lo possiamo vedere come una strategia di conservazione. C'è un ultimo elemento, e quindi mi sembra Borghi l'abbia detto, che è importantissimo anche ipotizzare il mantenimento di quella che è la gestione delle foreste finalizzata alla energia, che di fatto è una strategia di sostituzione delle risorse fossili. Noi sappiamo benissimo che arriva il metano in montagna al 4%, mentre la legna da ardere al 10%, quindi bisognerebbe anche avere una visione anche fiscale di ampio termine, non soltanto per garantire economia in montagna, ma proprio per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili come quella del legno. Ecco, la certificazione promuove questo. Ma lo promuove non per una logica idealista, semplicemente perché è evidente che da quando, dal passato, c'è stata una diminuzione dell'uso del legname a fronte di un incremento del carbone e negli ultimi 50-80 anni una preponderante vittoria dei combustibili fossili liquidi, quindi del petrolio, noi abbiamo avuto proprio un incremento dell'anidride carbonica, ma industrialmente anche del metano e del diossido di azoto, che guarda caso il metano è 60 volte e N2O è invece 300 volte più potente nel riscaldamento climatico, quindi nell'impatto. Cioè, sappiamo però anche, e dobbiamo essere consapevoli, che maggior uso di legna da ardere, se non accompagnato da tecnologie innovative e molto efficienti, poi incrementa anche le polveri. Quindi dobbiamo avere ben chiara che gli obiettivi non si raggiungono con una sola soluzione. Quindi è fondamentale, sì, aumentare la nostra capacità di autarchia energetica, quindi ridurre l'impatto del gas russo non solo sull'economia ma anche per aspetti etici, come ben sappiamo, ma dobbiamo anche ammodernare la nostra tecnologia di combustione. Questo per dire che dobbiamo vedere il problema della sostenibilità sotto tutti i punti di vista. È fondamentale aver chiaro che un bosco gestito in maniera sostenibile non fornisce soltanto legno e prodotti forestali non legnosi, ma proprio tutti questi servizi ecosistemici, perché sappiamo bene che è scrigno di biodiversità, mitiga il cambiamento climatico, ma soprattutto per certe zone è fornitore di acqua di buona qualità, previene le frane e offre opportunità di turismo e ricreazione. Guarda caso, proprio parliamo di quei
servizi ecosistemici che poi possano essere chiaramente messi sul mercato grazie appunto a iniziative come quella del parco. Ora, la gestione sostenibile di un bosco genera, eroga servizi ecosistemici. Se c'è un'impresa che vuole garantire la propria neutralizzazione o comunque la propria immagine pagando questi servizi, crea green marketing. Quindi vedete, il ciclo si chiude, si fa il bene del bosco, il bene del pianeta, ma allo stesso tempo uno fa anche immagine, utili. Ecco perché avere una piattaforma come questa di fatto collega la richiesta del mercato di impegnarsi verso l'ambiente e la possibilità, come ha detto chiaramente, come primo punto all'ordine del giorno dei quattro che ha detto Willy, cioè la consapevolezza dell'importanza della gestione forestale dei servizi ecosistemici e poi lo sviluppo di attività addizionali, cioè qualcosa che vada oltre il, diciamo la ordinaria gestione. Però tutti, se ne è parlato fino adesso, ma mi sento di dire che quando parliamo di gestione forestale vuol dire applicare delle formule matematiche per calcolare i crediti. Cioè uno parte dai dati dendrometrici, calcola il fusto, lo moltiplica per un indice di espansione della biomassa, poi lo moltiplica per avere le radici, tutto questo dà un credito in termini di tonnellate CO2, ettaro, annuo alla fine. Però se questo non fosse trasformato in tonnellate CO2, rimarrebbero dei calcoli. Ecco perché basta applicare le formule dell'IPCC e uno ottiene prima il carbonio totale e poi le tonnellate di CO2. Quindi vedete, da una gestione selvicolturale dendrometrica alsometrica, cioè ad ettaro, uno arriva a verificare quante tonnellate CO2 si ottengono. Diventano crediti ecosistemici se a questo ci affianchiamo la consapevolezza. Allora chiudo con questa piccola, perché mi sono stati dati pochi minuti, però ho voluto farvi vedere queste immagini per focalizzare. E guardate Asterix e Obelix, i romani avevano distrutto le foreste intorno ai villaggi e allora Asterix e Obelix dicono: che cosa dobbiamo fare? Giustamente il saggio dice: mettete queste ghiande in ogni buco. Asterix le lancia, ovviamente le ghiande erano immerse nella pozione magica, e lui lancia senza grande cerimonia. Infatti il druido dice: ma avresti potuto farlo in maniera più solenne. Zoom! Ovviamente, essendo rafforzata la ghianda, Asterix rimane sorpreso. E qui ecco il miracolo. Asterix dice: prodigioso! Ovviamente Obelix, che rappresenta tutti noi, dice: bah, mi sembrano come le altre. Ma hai visto con che velocità è cresciuta? E lui giustamente dice quello che tutti noi diciamo, visto che l'occhio vede quello che la mente conosce. Beh, è la prima volta che vedo crescere una quercia, per cui non so con quale velocità cresca di solito. Proprio questo è il punto. La piattaforma, la certificazione, rende la consapevolezza dell'importanza della presenza della vegetazione, al di là del plant blindness di cui antropologicamente siamo colpiti, cioè noi non vediamo la natura e quindi non ce ne meravigliamo. Ecco, questa piccola attività che è stata messa in campo, perché è piccola di fronte al pianeta totale, ma è molto molto incisivo, è quella di rendere consapevolezza non solo le imprese ma la società civile dell'importanza della vegetazione, della sostenibilità e del cambiamento climatico che si può contrastare con buone pratiche. Ecco, io interrompo qua, spero di essere stato utile con questa mia piccola presentazione. Grazie, grazie mille Antonio. Ti ringrazio proprio per la semplicità con cui tu riesci a rendere cose complesse. E in quanto a capacità di diciamo saper raccontare le cose, do la parola a Giorgio Vacchiano, ricercatore presso il DISA dell'Università di Milano, che non è secondo sicuramente a nessuno. Prego Giorgio, a te la parola.
Grazie Willy, spero che mi sentiate bene. Buonasera a tutti i partecipanti, grazie per l'invito a partecipare a questa tavola rotonda. Io sono particolarmente contento degli interventi che mi hanno preceduto perché sono state messe sul piatto già molte delle cose che avrei voluto dirvi da parte mia riguardo alla gestione delle foreste, della riserva e del parco. Ovviamente io ho un profilo scientifico, mi occupo in particolare, per chi non mi conosce, della interazione proprio tra foreste e cambiamenti climatici e sono quindi particolarmente contento che il sindaco Borghi abbia citato sia il rapporto del Club di Roma, di cui proprio in questi giorni ricorre, se non sbaglio, il 50° anniversario, e sia l'ultimissimo rapporto dell'IPCC, del pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici, che è uscito un paio di settimane fa e che si occupa proprio di mitigazione, cioè delle soluzioni, finalmente un catalogo di soluzioni al problema climatico, alla crisi climatica. E nel capitolo 7, se non l'avete ancora letto, vi consiglio di leggere almeno il capitolo 7 di questo importante rapporto che parla proprio dell'uso delle terre. Nel capitolo 7 le foreste e la gestione forestale hanno un ruolo preminente, hanno un ruolo in piena evidenza, soprattutto quella gestione forestale climaticamente intelligente, che è stata citata da più relatori tra quelli che mi hanno preceduto, ha addirittura un box intero e si dice che è una delle soluzioni più importanti che possiamo schierare a livello planetario per aumentare la capacità di sequestro del carbonio da parte degli ecosistemi. Quindi, come diceva il sindaco Borghi, da una parte uscire dai fossili, questo è assolutamente indifferibile, nonostante le continue, diciamo, tendenze che anche in questi giorni, anche stamattina ancora sentiamo come tentativi di rimedio, di soluzione alla crisi energetica attuale, e dall'altra parte aumentare gli assorbimenti, quindi la cattura dell'anidride carbonica atmosferica. Ci sono però tre condizioni alle quali questo si può fare. Quindi io penso che sia importante richiamarle e provo a dedicare un minuto a ciascuna di queste tre. In un territorio come il parco, come la riserva, queste tre condizioni possono trovare una zona di sperimentazione attiva. C'è una zona pilota non solo dove mettere in atto crediti di carbonio, dove mettere in atto una selvicoltura climaticamente intelligente, ma dove dimostrare a quali condizioni questo è possibile e in quali condizioni questo dà effettivamente dei risultati buoni dal punto di vista climatico. Vediamo qua. La prima è la pianificazione. Tanto più perché le foreste sono in così stretta relazione col clima, da una parte assorbendo carbonio e dall'altra subendo le conseguenze della crisi climatica, pensiamo alle ondate di siccità, agli attacchi di insetti, gli incendi, i danni climatici di vario tipo che rischiano di vanificare l'assorbimento che noi pianifichiamo, è prioritario che tutte le foreste del paese e tanto più di un territorio strategico e dimostrativo come la riserva della biosfera siano soggette a pianificazione. Inventiamoci delle premialità, cerchiamo di fare sì che questa non sia un'imposizione, una burocrazia o un onere finanziario economico in più, ma anzi una potenzialità in più per i territori che abbiano foreste certificate, pianificate, da cui generare legno, utilità ecosistemiche, crediti di carbonio, protezione dal dissesto. Ma il rapporto tra foreste e clima ci sfugge completamente di mano se non pianifichiamo. Cosa vuol dire? Se non conosciamo le risorse delle nostre foreste, se non decidiamo quali vocazioni hanno le foreste del territorio e non applichiamo quei calcoli, quelle formule matematiche di cui parlava il collega Brunori poco fa, grazie al lavoro dei tecnici esperti forestali, di cui il territorio del parco e la riserva è molto ricco, per programmare anche un prelievo che però faccia tornare bene i conti del carbonio. È finita l'epoca dei prelievi spot, dei prelievi in cui ho bisogno di un po' di legno, vado a prenderlo, anche se il bosco è mio. Purtroppo il bosco ha delle conseguenze a livello di società planetaria, per cui dobbiamo gestirlo tutti insieme, garantendo che i proprietari abbiano certamente il loro utile, il loro ritorno, ma anche piano piano sentendoci tutti responsabilizzati, in particolare in una comunità come quella della riserva della biosfera. Quindi pianificazione forestale da estendere dappertutto e trovare i modi per farlo, per renderla una cosa positiva, bella, fattibile, interessante e avvincente. La seconda è il monitoraggio. Dal punto di vista scientifico ci sono ancora diverse cose, diversi dettagli, non la big picture, non la generalità delle cose, quello la sappiamo bene, ma dettagli che ci sfuggono. Penso in particolare al ruolo del carbonio nel suolo, che è oggetto ad esempio di una convenzione di ricerca che con l'Università di Milano stiamo proprio facendo insieme al Parco Nazionale.
penso alle conseguenze dell'uso di legno per produzione energetica sul ciclo del carbonio complessivo, perché è assolutamente da dimenticare la nozione che bruciare legna sia neutro dal punto di vista carbonico. Non è più così, la comunità non è mai stato così, ma la comunità scientifica ormai ha riconosciuto che non è così. Ci sono alcune condizioni in cui è neutro, è vantaggioso per sostituire combustibili fossili, altre in cui invece non lo è. Dobbiamo approfondire. L'unico modo per capire che cosa stiamo facendo alle nostre foreste, anche in presenza di un piano, e qual è la conseguenza dei vari regimi di gestione, è monitorarne le conseguenze, andare a misurare e rimisurare. Un territorio come il parco, un territorio come la riserva, è ideale per insediare e stabilire reti di monitoraggio, in cui i flussi di carbonio nella foresta, nella filiera del legno, nei suoli, nei disturbi evitati, vengono misurati, non solo prima, ma anche dopo, per verificare se quei calcoli, quelle formule matematiche che avevamo suggerito di utilizzare effettivamente funzionano, dove funzionano meglio, se ci sono peculiarità territoriali, se ci sono variazioni climatiche che invece richiedono degli aggiustamenti. E la terza parola per me è bioeconomia. La riserva per la biosfera, il centro uomini e foreste d'Appennino puntano tutti nella stessa direzione, a sottolineare il rapporto tra la società e la foresta. È un rapporto bionivoco. Abbiamo detto fino adesso che cosa la foresta ci può dare, anche dal punto di vista dei prodotti, però abbiamo moltissima strada da fare rispetto per esempio ad altre zone d'Europa, altre zone del continente, dove la bioeconomia forestale sta incominciando a scoprire veramente prodotti innovativi che non solo fanno risparmiare emissioni sostituendo altri generi di prodotti, ma che generano lavoro, che generano innovazione. Penso ai prodotti tessili, penso ai prodotti farmaceutici, penso ai prodotti chimici, una nuova serie di produzioni industriali, anche di piccola e media scala, non c'è bisogno di grandissimi impianti, che si stanno iniziando a diffondere e che per esempio non hanno bisogno di grandi assortimenti legnosi, quindi non dobbiamo aspettare che magari quelli che oggi sono cedui vengano, diciamo, arrivino alla fine del loro processo di conversione naturale o assistita, facendoci aspettare ancora diversi decenni per fornire assortimenti interessanti. No, no. Questo può garantire ad esempio un nuovo uso anche ai cedui, un nuovo reddito ai proprietari dei cedui, a chi gestisce i propri cedui in maniera sostenibile, in maniera climaticamente intelligente. Ma è necessario che si crei questa filiera, è necessario iniziare a sperimentare anche dal punto di vista produttivo, ricominciare a ricostruire il legame tra il bosco, quello che esce dal bosco, e i prodotti che arrivano poi nelle nostre case. Un legame che in Italia, come sappiamo, è rotto, è interrotto da molto tempo in molti luoghi, con pochissime eccezioni. Ovviamente questa è una cosa che non si può fare solo a livello, diciamo, di singoli proprietari forestali o di comuni, è necessario però, è utile che la comunità nell'insieme, se ritiene che questa possa essere una priorità territoriale strategica, inizi a chiedere, inizi ad attivarsi per chiedere incentivi, per chiedere un piano industriale che possa andare in questo senso, anche valorizzando la presenza continuata sui territori, che è presidio, che è garanzia di gestione sostenibile e non di abbandono e di responsabilizzazione delle foreste. Quindi pianificazione, monitoraggio, nuova bioeconomia forestale, secondo me devono e possono trovare nella riserva per la biosfera un territorio fertile per l'applicazione e la dimostrazione che possa mostrare anche ad altri territori la via futura della nostra relazione col bosco. Grazie. Grazie a te, Giorgio. Personalmente condivido ogni parola che hai utilizzato in questa occasione. Grazie ancora. Devo chiedere scusa ad Antonio Sacchini. Ho un problema, nel senso che il direttore dell'Ente per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale ha un impegno a breve e devo assolutamente dargli la parola per non rischiare di perderlo. Ti chiedo scusa, Antonio. La parola a Valerio Fioravanti. Ah, grazie Willy, grazie dell'invito, grazie del tempismo. Mi faceva piacere intervenire dopo il dottor Vacchiano per riprendere alcuni temi. Allora, noi siamo gestori di diverse aree protette di Alto Appennino, Medio Appennino e anche di Pianura. Diciamo che il caso più correlato al tema dei boschi è il parco dell'Alto Appennino Modenese, che è circa 15.000 ettari, di cui quasi 4.000 sono costituiti da demani forestali della regione Emilia-Romagna che noi gestiamo, appunto. E a questi si aggiungono circa altri 6.000 ettari di proprietà collettiva o pubblica.
Allora, noi siamo gestori e regolatori del bosco, nel senso che sui boschi che abbiamo affidati dalla regione interveniamo con interventi di manutenzione che la regione ci finanzia con una cifra che è sempre più piccola, però insomma, è intorno ai 30.000 euro all'anno, e siamo di solito proponenti e finanziati dal PSR su interventi che riguardano le misure di miglioramento forestale che cambiano da programmazione a programmazione, ma comunque l'ultimo tema era quello della resilienza dei boschi e quello della prevenzione dei danni causati da incendi o da fitofagi. Su questi progetti riusciamo ad avere mediamente insomma, una spesa di intorno al milione a biennio, ecco, sempre sul parco dell'Alto Appennino. E siamo anche, come dire, siamo riusciti a, come altri enti parco, ad avere finanziato un progetto sulla misura dei progetti dei gruppi operativi per l'innovazione che riguarda appunto l'innovazione tecnologica, quindi il miglioramento tecnologico delle imprese forestali. La definizione della capacità di fissazione del carbonio nei boschi e nei suoli e quindi quali sono le tecniche migliori da applicare con questi obiettivi. Rispetto a quello che ho sentito, tutte cose molto, molto interessanti, allora volevo intervenire sul fatto della piccola proprietà, che dove siamo regolatori. Noi ovviamente gestiamo i pareri nulla osta per chi fa utilizzo silvicolturale nei parchi, nel parco. Abbiamo centinaia di richieste per interventi di solito di entità inferiore all'ettaro, quindi quello che prima ricordava Vacchiano, piccoli interventi che ovviamente non hanno nessun tipo di, non sono riconducibili a un'ottica né di sostenibilità né di strategia, ecco. Quindi qual è il significato? Il significato è che purtroppo non c'è una pianificazione strategica e non c'è una pianificazione o l'assestamento per aree dignitose. Quindi questo è un problema che riguarda tutto l'Appennino emiliano. Il come però lo si affronta e come si risolve non è semplice. Ecco, noi abbiamo provato la strada, prendere il toro per le corna immediatamente, cercando il consorzio tra la proprietà demaniale e le proprietà collettive e pubbliche, ma anche questo non è una strada semplicissima, perché poi ognuno, anche per ogni singolo comune, per ogni singola ASBUC, è abbastanza geloso delle proprie prerogative. Quindi pensare al grande consorzio dell'Alto Appennino Modenese, che potrebbe appunto raggruppare oltre 10.000 ettari di boschi, che sembrava un progetto anche molto interessante che poteva raggiungere tutte quelle finalità che avete anche detto, non siamo approdati a un risultato proprio perché comunque c'è un passo culturale da fare che è difficile da compiere. Quindi qual è la strada per arrivare lì? Allora, quella che ha indicato il Parco Nazionale può essere una strada. Può essere una strada complessa, perché comunque oltre che a fare il raggruppamento delle proprietà, la pianificazione implica un ulteriore passaggio che è la certificazione, tutt'altro che semplice. Allora, noi stiamo sperimentando un'altra strada, non alternativa, ma che può essere complementare, che è quella delle comunità energetiche, dove la filiera legno-energia è un po' dovrebbe essere l'asse portante. Stiamo provando a definire un progetto in collaborazione con l'Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile dell'Energia di Modena, in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Frignano, e prospettando anche le risorse che ci saranno sul piano di ripresa e resilienza dedicato appunto alle comunità energetiche, che possono essere
punti di sperimentazione di nuove tecnologie che venivano prima citate, cioè tecnologie che sulla filiera dell'energia danno delle buone risposte sulla non emissione di carbonio in atmosfera, ma anche di altre sostanze, e soprattutto riescono a essere produttori e consumatori dell'energia che si produce. Quindi il tentativo sarà anche quello, sarà quello di arrivare a una strategia, a una pianificazione dei boschi partendo da un autoutilizzo che, se permettete, per banalizzare, è un po' la versione moderna e tecnologica del vecchio utilizzo di legname da ardere individuale che per secoli, insomma, le genti dell'Appennino hanno e stanno ancora facendo. E ci proveremo, ecco, ovviamente, ripeto, non è alternativo, ma può essere complementare. E le due cose, ovvero i boschi come serbatoio e come ambito dove andare a recuperare crediti sul carbonio, e i boschi come parte di una filiera per la produzione e il consumo locale di energia, possono essere appunto complementari. Per rimanere nel filo della discussione sulla partecipazione di noi come proprietari al tavolo, alla catena dei crediti di sostenibilità. Ecco, diciamo ben volentieri, noi però finora non abbiamo intrapreso una strada di certificazione delle foreste che gestiamo direttamente, per una ragione anche abbastanza semplice: non avendo delle finalità produttive, per noi è meno interessante di proprietà private avere la certificazione. I nostri boschi hanno tutti un piano di gestione forestale, abbiamo tre comparti di demanio, tutti con piani di assestamento recenti dal 2018 in poi. Abbiamo come ente la certificazione ISO, la certificazione EMAS, e la strada della certificazione della gestione forestale non l'abbiamo intrapresa, non avendo risorse specifiche a disposizione. Ora, se la nostra certificazione ISO EMAS può essere sufficiente per sopperire eventualmente quella della gestione FSC o PSFC, volentieri partecipiamo da subito, magari anche altrettanto volentieri ad essere nel tavolo della valutazione dei progetti. E altrimenti dovrete aspettarsi, perché appunto le risorse per fare la certificazione dei boschi ancora non li abbiamo a disposizione. Un ultimo flash sulle altre tipologie, cioè sulle altre aree protette. Ci sono due aspetti interessanti. Sul paesaggio della collina reggiana, per esempio, abbiamo una risorsa forestale molto interessante che, peraltro, Willy mi aveva già un po' citato fra i possibili interessi di progetto, che sono le formazioni più meridionali d'Italia del pino silvestre. Ci sono davvero molte superfici, molte sono dentro i siti Rete Natura 2000, altri potrebbero entrare con qualche piccolo ampliamento. Sul pino silvestre si possono fare tanti ragionamenti, da quello genetico, diciamo, ma anche a quello commerciale, e appunto William aveva presentato tempo fa un'idea molto interessante. Ma al di là appunto di un possibile anche utilizzo, diciamo, produttivo, questa formazione merita sicuramente attenzione. Poi ci sono i castagneti, che invece riguardano quote più basse, sempre nel paesaggio della collina reggiana, ma anche al Parco dei Sassi di Rocca Malatina, dove anche qui abbiamo un bosco con caratteristiche anche di essere habitat, per cui anche da questo punto di vista dei boschi come habitat riconosciuti da Rete Natura 2000, credo che sia utile fare dei ragionamenti.
oltre il dato climatico c'è un dato di biodiversità da considerare, legato poi, come sappiamo, anche ad altri aspetti, quella degli insetti piuttosto che appunto altri habitat per la fauna. Ultimissimo flash, prodotti non legnosi del bosco. Allora, noi siamo gestori della raccolta funghi per la provincia di Modena. Vorremmo esserlo anche un po' di più, perché anche questo aspetto è importante. Questo aspetto è un servizio ecosistemico che vale la pena considerare sfruttare, non sfruttare meglio. Vale la pena gestire, perché i boschi sono anche questo. E è un aspetto appunto da non sottovalutare, perché sono un tassello importante della fruizione. E poi nella gestione non scordiamoci delle praterie. I piani di assestamento considerano giustamente questi ambiti. Questi ambiti, tra l'altro, sono anche quelli dove ci sono gli habitat più preziosi. E non so se i piani di gestione sostenibile li prendono in considerazione, però credo che sia assolutamente necessario farlo. Ho assistito la settimana scorsa alla presentazione di un bellissimo live sulla pastorizia e la conservazione della biodiversità. Credo che anche questo aspetto nel tema dei boschi, o comunque nel tema della gestione delle superfici di Alto Appennino, debba essere ripreso con forza. Scusatemi, l'inserimento fuori scaletta. Valerio, ti ringrazio tantissimo per le mille sollecitazioni che hai voluto portare. Non ho la possibilità di risponderti adesso, lo faremo ovviamente in un secondo momento. Noi qua ci poniamo, come sai, in una posizione di ascolto, quindi grazie per le sollecitazioni. Non riesco a risponderti anche perché devo assolutamente dare in fretta la parola ad Antonio Sacchini, che pure lui ha un impegno, per cui Antonio, prendi pure la parola e ti chiedo ancora scusa per averti fatto slittare. Oh. Ci mancherebbe. Va bene, io ringrazio per l'opportunità. Parlo a nome delle comunità storiche del versante toscano, soprattutto dell'ex comune di Sildano, comunità storiche che gestiscono gli assetti fondiari con i direttivi, quindi demanio civico piuttosto che uso civico. Quindi sono quelle comunità che hanno un legame stretto con la foresta. Ok, qual è il legame tra l'utente di uso civico e la foresta? È il solito che c'è, dico io, tra la foresta e l'utente dell'uso civico. Possiamo considerarli anche più antichi pianificatori, no? Perché le comunità si davano proprio il compito di dover gestire nel tempo, perché il bene doveva essere comunque portato in avanti, di poter gestire nel tempo queste cose, questi beni, quindi il bosco e tutto quello che poteva venire dal bosco. Magari non con la consapevolezza dello stoccaggio, no? Del carbonio che oggi noi trattiamo. Non era magari quello il loro obiettivo, ma indirettamente facevano e facciamo quello. Oggi abbiamo le pianificazioni moderne date dalla normativa, no? Dalla legge forestale, però di fatto nel tempo le comunità, con i loro regolamenti, con il loro modo di fare, facevano già, mettiamola così, una specie di pianificazione che era tutto tondo. Gli elementi che ha detto Fioravanti anche prima, no? Partendo dall'alto al basso per arrivare fino alle praterie d'altura, erano gli elementi che la comunità comunque gestiva intorno al paese, gestiva il bosco. Per dare un'idea di grandezza, il comune di Sildano erano 6.000 ettari, oltre 4.000 sono i terreni riconducibili a questo tipo di modo di gestire. Nel tempo, nell'Ottocento Cattaneo, negli anni 70, Paolo Grossi l'hanno definito un altro modo di possedere, no? È proprio questo il segreto, diciamo, del tutto. È un qualcosa che in qualche evento che abbiamo già fatto anche col parco ci ho tenuto a specificare, che parte da lontano. Cioè, abbiamo statuti addirittura del 1460, quindi ancor prima che venissero tutti gli enti come oggi, no? Anche il parco è un ente, è un qualcosa, diciamo, di moderno che va a gestire questi territori. Diciamo che queste comunità non potevano, no? Non esserci. Quando ci siamo sentiti sia col presidente Giovannelli piuttosto che con Willy, abbiamo subito trovato, no, sinergia rispetto al discorso dei crediti di carbonio. Magari
con lo stupore reciproco, no? Di ritrovarci dopo anni di discussioni, discussioni comunque costruttive, per poter intervenire in questa direzione. Tant'è che abbiamo firmato come comunità di Sillano, sia come comunità della Valle Soraggio, Giuncugnano, già il protocollo. Poi probabilmente entrerà anche la comunità di Dalli, in modo da avere un crinale. Ragioniamo anche di regioni, no? In questo caso Toscana, Emilia, perché le comunità sono storiche, sono anche antiche? Perché la comunità di Soraggio è già, no, in qualche maniera a cavallo, perché ha territori nel versante toscano e ha territori nel versante emiliano. E si vogliono mettere alla prova proprio con questa cosa che chiamiamo la moderna, no? Il discorso della gestione dei crediti di carbonio, la piattaforma e tutto quello che ci può venire fuori. Però con il ruolo sempre al centro della comunità, cioè il senso d'appartenenza delle popolazioni che vivono in quel territorio, a stretto contatto con il bosco e quindi la foresta, che grazie a questo sistema offerto dal parco viene riconosciuto un qualcosa che, come diciamo noi, c'era comunque già, no? Prima si parlava anche di aver dovuto rifare una norma per poter chiarire quali crediti erano già stati in qualche maniera messi a disposizione dallo Stato e quali invece. Noi li riconduciamo tutti comunque all'uomo che è sul territorio, al bosco che è sul territorio, a quella comunità che nel territorio ha mantenuto il bosco. Potremmo fare un inciso anche sul fatto che oggi abbiamo un bosco che non è mai stato così vecchio, così vetusto. Poi si può fare, se entrare nel merito, anche se è meglio una tipologia di coltivazione che l'altra, se ci può essere un dominio dell'alto fusto piuttosto che del cedro. Io dico che bisogna comunque sempre contestualizzare anche nel momento. Chi è partito con le prime piani di assestamento reali, si parla degli anni 30 con la legge forestale, no? I pianificatori di allora, prima qualcuno ha parlato anche degli anni, no? Ci sono dei tempi lunghi, però ci siamo arrivati. Chi ha piantato all'epoca un qualcosa, oggi noi gestiamo quel bene perché è stato impiantato all'epoca. Quindi c'è un qualcosa magari di più naturale, c'è un qualcosa di antropico e quindi dell'uomo che può essere intervenuto, nel mezzo ci sono comunque gli uomini e le persone che vanno a gestire quel bene. Io non sono per criminalizzare la legna da ardere piuttosto che il resto, perché se si dice comunque non facciamo più legna da ardere, diciamoci anche in qualche maniera, ma lo so che non è quello, ma insomma nelle discussioni magari ogni tanto viene qualche parolina di troppo, non facciamo quello. Se sento Brunori, come dire, sono allineato e coperto con quello che dice Brunori, con qualcun altro invece che ha fatto l'intervento, magari mi ci trovo un pochino più, ma non in contrasto, ma andare a criminalizzare quello che può essere la legna da ardere, spiegatemi però come mi devo riscaldare. Io comunque abito comunque, perché io ho il vantaggio, e per qualcuno può essere uno svantaggio, di abitare in un paese di 35 persone a 1000 metri d'altezza, quindi ho dei periodi dell'anno in cui comunque mi devo scaldare. Il metano non ci arriva anche se ha un'IVA agevolata, e bisogna però che trovo il sistema, no? L'ultima volta che ho fatto gasolio penso che me ne pentirò finché campo, e quindi comunque bisogna vivere, diamoci la possibilità di continuare a avere quel ruolo di presidio del territorio. E la scelta delle comunità è stata quella proprio di entrare nel sistema dei crediti di carbonio per far vedere che comunque il nostro fare c'era già, diciamo, e mettere nero su bianco già il fare di quelle comunità. Poi andiamo a vedere come gestire il territorio, come gestire il bosco. Sono talmente tanti ettari che probabilmente ci possiamo in qualche maniera accontentare tutti, ma nella consapevolezza che il paesaggio che abbiamo oggi, quindi l'aspetto percettivo della cosa, viene comunque da un'opera antropica dell'uomo, rispettando sempre l'ambiente. E ringrazio ancora per l'opportunità, e vediamo poi di ritrovarci anche in altre occasioni. Grazie. Grazie, grazie. Volevo ringraziarti non solo per il contributo che hai dato a questo incontro, ma più genericamente per tutto il lavoro che hai fatto nei mesi scorsi per arrivare al risultato a cui siamo arrivati. Grazie davvero, Antonio. Ora, due ultimi interventi, non ultimi certo per importanza. La parola a Claudio Moretti, che interviene in qualità di coordinatore della riserva dell'uomo e della biosfera per quanto riguarda il territorio di Parma. Claudio, se ci sei, a te il microfono. Ho visto che è rientrato.
Claudio, ci sei? Ancora qualche secondo. Va bene, in attesa che Moretti riesca ad... Non lo vedo. Cerchiamo di capire, era in piattaforma prima, per cui adesso cerchiamo di capire se è ancora in piattaforma. A questo punto allora darei la parola direttamente a Oreste Torri, che interviene in qualità di presidente del Consorzio Volontario Forestale Alpi di Succiso. Ci sei, Oreste? Ci sono, si sente? Ecco, perfetto. Assolutamente sì, prego. Ora, vabbè, io sarò molto breve in quanto condivido molto l'intervento di Antonio Sacchini, che ha fatto appena precedentemente, in quanto noi siamo un consorzio forestale, siamo nati nel 2000, noi siamo stati avvantaggiati perché il nostro consorzio è anche il frutto della messa insieme di due usi civici, Succiso e Miscoso, che hanno una storia antica di gestione del bosco. Il nostro consorzio ha circa 4.500 ettari di terreno, il 70% è un terreno boschivo. Di questi 4.500 ettari, gli usi civici ne coprono circa 2.300-2.400, quindi la maggioranza assoluta del terreno è di uso civico. L'importanza che il consorzio ha avuto in questi 22 anni, intanto è nato onestamente principalmente per la raccolta di funghi, come sappiamo tutti, in quanto volevamo portare un po' a sistema anche questo tipo di risorsa che il territorio produce nel corso dell'anno. Ma contemporaneamente è stata anche l'occasione per portare a sistema e in modo più organico l'utilizzo del legnatico e quindi con i piani di assestamento forestale che come consorzio abbiamo iniziato a fare nel 2005. Proprio appena insediati come consorzio abbiamo cominciato a lavorare per i piani di assestamento forestale degli usi civici e credo che in questi anni hanno portato anche un contributo importante a un modo diverso di interagire con il bosco. Anche perché i nostri piani di assestamento hanno previsto in molti casi un taglio non a raso, ma ad alto fusto, una parte a ceduo, proprio per cercare di alternare anche l'utilizzo del bosco e quindi dare una risposta anche di omogenizzare in un modo più produttivo possibile le esigenze e di chi taglia la legna per usi, soprattutto da riscaldamento, ovviamente, per legnatico, da riscaldamento e dall'altro lato cercare di dare una risposta anche a un territorio da un punto di vista ambientale per essendo noi una buona parte, anzi l'80% in zona parco, qui cercare anche di avere una compatibilità ambiente territorio in quanto tale. Quando è uscito il progetto dei crediti sul carbonio, noi abbiamo accettato ben volentieri di fare questa scelta. E noi essendo forse anche agevolati, appunto come dicevo prima, di avere due usi civici che già ragionano in un ambito di programmazione sul territorio, pensiamo che questo possa essere anche un ulteriore passo per cercare di migliorare intanto per gli usi civici, ma noi non escludiamo nemmeno che in futuro coinvolgere anche i privati, perché i privati già da quando abbiamo il consorzio sono più sensibili a capire che il bosco va tagliato in un certo modo, che bisogna cercare anche di dare delle risposte a quello che è la tutela del territorio dal punto di vista ambientale. E quindi noi cerchiamo di portare avanti questo tipo di situazione. Come consorzio abbiamo già previsto di destinare diversi ettari a questo uso per il carbonio, per la difesa, quindi per lo stoccaggio del carbonio e quindi cerchiamo di portare avanti questo tipo di progetto. Adesso col tecnico nostro forestale abbiamo già individuato le due macro aree dello civico di Succiso e di Miscoso, dobbiamo definirle in modo più specifico anche per poi portare avanti quel progetto che entro ottobre, se i tempi non sono cambiati, dovrebbe essere per la domanda per acquisire quei crediti che abbiamo parlato anche l'altro giorno a Cerreto,
rispetto a questo tipo di programma. Quindi noi ci siamo e speriamo nel nostro piccolo di dare anche un contributo di esperienze, di corrispondenza rispetto ad altri che vogliono subentrare in futuro, perché è un po' il passaparola di questi progetti, perché finché non si riesce a vedere dal vivo cosa vuol dire lo stoccaggio del carbonio e acquisire dei crediti rispetto anche a investimenti futuri che si possono fare nel nostro territorio, forse anche i privati oggi lo vivono un po' come una cosa un po' cappata per aria. Se invece noi gli diamo materia e risultati per verificare sul concreto che questa scelta non è una scelta estemporanea, ma una scelta che salvaguarda anche noi stessi da un punto di vista ambientale, sono convinto che faremo un buon lavoro e quindi io mi ritrovo pienamente in questo progetto da portare avanti. Io mi fermerei qui, onestamente. Grazie, grazie mille Oreste. Grazie per tutto, grazie per l'impegno che da sempre metti e per il sostegno che non è mai mancato alle iniziative del parco. Grazie ancora. Io vedo collegato Claudio Moretti. Chiedo a Claudio se può attivare il microfono e prendere la parola. Claudio, ci sei? Hai il microfono disattivato? Non so se è un problema di microfono oppure non c'è Claudio. Va bene, in attesa di capire che cosa impedisce a Claudio Moretti di prendere la parola, io ho dato un'occhiata alla chat e non ho visto domande, non ho visto neanche mani alzate per richiesta di intervento. Non so se è perché gran parte di voi si sono collegati dopo che ho detto in qualche modo le regole del gioco, ovvero la possibilità di intervenire liberamente, semplicemente però prenotandovi con la mano alzata. Non ne vedo, fatelo. Vedo però in questo momento una prima domanda. E ho visto anche Campani, non so se era un tentativo di chiedere la parola. Giovanni, volevi intervenire? Non lo sento. Moretti dice che c'è tra 2 minuti. Ah, ok, perfetto. Allora, intanto potrei rivolgere la domanda che è presente in chat, credo a Cesare a questo punto. Sebastiano chiede, i crediti possono essere acquistati da aziende di un determinato territorio o non vi sono particolari limiti? Vuoi rispondere tu, Cesare? Sì, volentieri. Allora, non abbiamo fissato dei limiti. E come abbiamo detto prima, in prima battuta, prioritariamente, la piattaforma si rivolge alle aziende locali del territorio della riserva di biosfera, già molto ampio, ma allo stesso tempo ci rivolgiamo ad aziende italiane soprattutto. Ribadisco, non ci sono limiti e diciamo da questa domanda anche un'ulteriore riflessione, cioè mi metto anche nei panni delle aziende che hanno implementato, stanno implementando dei percorsi strategici per la sostenibilità e che oltre a investire con progetti e iniziative per ridurre il proprio carico sull'ambiente, pensate a un efficientamento di sistemi produttivi, allo stesso tempo vogliono in qualche modo controbilanciare, compensare, finanziando quindi iniziative a impatto positivo sull'ambiente e che vogliono cercare però queste aziende vogliono cercare e sono in qualche modo molto interessate a progetti di filiera locali, nazionali, perché le poche esperienze che abbiamo a livello internazionale di mercati di questo tipo, soprattutto crediti di sostenibilità, ci rivolgiamo a questo prodotto, si rivolgono a transazioni verso iniziative lontane rispetto alle sedi delle aziende stesse. Quindi questo meccanismo a mio avviso è ancora più virtuoso perché innesta un ciclo importante a livello locale e a livello nazionale. Grazie Cesare. Nel frattempo dovrebbe essere arrivato Claudio Moretti, perché vedo la mano alzata. Claudio, ci sei?
Claudio, mi senti? Mi sentite? Oh, sì, ti sentiamo, eccoci. Adesso provo a vedere se riesco a attivare anche il video, quindi... Perché in montagna sapete che bisogna fare di necessità virtù. Intanto saluto tutti, saluto Willy, di cui ho il ricordo bellissimo di una presentazione sulla storia del lupo in provincia di Parma, quando tutti volevano uccidere il lupo prima e quando dopo lo volevano conoscere. Quindi conoscere è diventata un po' il mio modo di vivere, no? Conoscere prima di decidere. E quindi saluto Willy e volevo un attimo parlare di un tema che ho scoperto da poco, ma che potrebbe diventare di grandissima attualità. Sabato scorso sono stato a Ligonchio, dove ho partecipato ad un incontro sulle cooperative di comunità. Stiamo facendo un'esperienza sempre in collaborazione con i parchi della frazione di Rigoso nel comune di Monchio delle Corti. Il tema è quello della valorizzazione dei boschi in termini di terapia. Veniamo fuori da 2 anni di quella che è stata chiamata una guerra, ma che comunque è qualcosa di assolutamente... Avvicinati al microfono, per favore. Com'è? Pronto? Avvicinati al microfono. Mi sentite meglio adesso? Sì. Dicevo, veniamo fuori da 2 anni sicuramente molto difficili e che comunque ci hanno anche aperto un po' gli occhi sulla fragilità della nostra esistenza. Spesso sono cose che noi davamo per scontato e che stiamo scoprendo che non sono assolutamente così. Allora, tema, la terapia del bosco in termini di recupero delle persone che hanno problematiche di diverso tipo, dall'ansia ai problemi dei polmoni e tutto quanto. Io so che a Ligonchio si sta vivendo un'esperienza veramente importante e che mi ha appassionato. Io vorrei che, oltre al tema dei valori ecosistemici di cui state parlando e che credo che finalmente stiano venendo fuori e rappresentino un riconoscimento che in passato non era assolutamente percepito, ma neanche da chi ci abitava, perché io abito in montagna, ma il valore ecosistemico dei nostri boschi non è mai stato preso in considerazione, anzi direi che quasi quasi qualcuno lo aveva anche penalizzato, no? Come perdita di... Bene, premesso che è giusto anche mantenere i nostri prati, tutto quanto. Noi veniamo da 2 province, Parma e Reggio soprattutto, dove la produzione del parmigiano reggiano ha rappresentato e rappresenterà sicuramente un valore per il futuro. Però il valore di vivere in ambienti assolutamente di prim'ordine ci è stato riconosciuto. Voglio dire, se siamo riserva della biosfera, non credo che siamo arrivati lì solo perché il presidente del parco è stato bravo nel proporlo. Io mi ricordo che prima di avere la prima certificazione di riserva MAB abbiamo dovuto lavorare e abbiamo dovuto integrare e abbiamo dovuto spiegare perché. Ecco, noi la consapevolezza di vivere in questo ambiente ci deve far affrontare le sfide del futuro in modo diverso. Difficile è che io vengo qui a porvi delle, non delle soluzioni, ma delle riflessioni. È difficile convincere chi abita in un posto di avere in mano un valore, se fino a 10 anni fa il valore esisteva solo nell'economia della pianura, cioè il fatto di andare in pianura dove là c'era l'economia, no? Quindi i primi ad essere convinti di avere in mano un valore sono quelli del territorio. È chiaro che oggi, fino ad oggi, l'unico valore è stato quello di tagliare la legna, di bruciarla e di venderla, che non va demonizzato, ci mancherebbe altro, non deve diventare tutto bosco. Ma se il bosco, curato in un certo modo, gestito in un certo modo, rappresenta un valore economico, perché a questo punto si parla di economia, non si parla di volontariato, si parla di economia, perché se vivere, curarsi
e soprattutto scientificamente capire che vivere e curarsi in un certo posto porta dei benefici, diventa un valore, questo deve essere percepito come un valore più importante di quell'altro, cioè è un po' un ribaltamento. Io faccio sempre un esempio della nostra economia. Io sono nato qui e negli anni 50, quindi così capite anche quanti anni ho sulle spalle ormai, la nostra è un'economia di sussistenza dove si viveva con la produzione del proprio territorio, no? Allora, oggi nessuno vive più di questo, perché quelli che dicono andava meglio una volta, io mi ricordo, negli anni 50 non c'era la radio, non c'era la televisione, non c'erano le macchine, non c'erano le comodità, i vestiti te ne compravi uno ogni due anni se andava bene, o di tre o di quattro o di cinque anni, la carne la mangiavi per la sagra, se non mangiavi le galline e i conigli, no? Quindi nessuno è più disposto a fare questo sistema di vita. Però questi valori che erano il territorio di 50, 60, 70 anni fa, oggi sono diventati un valore economico. Quindi il vedere il mondo sotto una luce diversa può aiutarci a trovare delle soluzioni, perché migliorando la situazione dei nostri boschi, curandoli e facendo in modo che diventino un luogo dove si vive meglio, possano creare economia partendo dagli stessi principi che c'erano allora, ma tramutati nell'economia diversa. Mi porto sempre dietro un suggerimento di Giovanni Teneggi, e molti di voi lo conosceranno, quando abbiamo deciso di costituire la cooperativa di Rigoso, e la prima cosa che mi ha detto è: parti dai valori del tuo paese, di come erano, per farli diventare un valore del futuro. Se vogliamo dare un futuro noi all'Appennino, dobbiamo partire sicuramente dai valori che ci sono, ma in un'ottica di visione avanti e non di visione indietro. Quindi questa è un po' la riflessione che volevo portarvi io, e credo che io ho portato l'esempio della foresta terapia, ma sono assolutamente ignorante su questi temi. Vi dico solo che mi ha talmente incuriosito, talmente appassionato il tema di Ligonchio, che ieri ho chiesto un appuntamento col direttore dell'azienda ospedaliera di Parma, gli ho portato le slide, gli ho detto: occhio, perché questa potrebbe essere una cosa che risolve molti problemi per chi ne ha bisogno, ma risolve anche molti problemi perché porta economia e porta valore in montagna. Claudio, grazie. Grazie per questa tua testimonianza, per la saggezza che hai voluto portare a questo incontro. Non ho capito se Giovanni Campani voleva prendere la parola oppure è stato un incidente legato all'attivazione del microfono. Giovanni, volevi intervenire? Lo vedo parlare, ma non sento la voce. Giovanni, devi attivare il microfono. Non si attiva? Così attivato. Eccoti, ti sentiamo. Hai pochissimi minuti, Giovanni, perché poi devo... Va bene, ma io in pochi minuti cosa vuoi? Niente, volevo ringraziare sempre dell'invito. Poi nello stesso tempo volevo dire una cosa importantissima un po' ai miei, diciamo così, successori, perché io ufficialmente non sono più il presidente del Consorzio Alta Valsecchia. Nello stesso tempo comunque ho dichiarato che sono disponibile a continuare a dare un contributo utile, insomma, ecco. E allora, dato che tra tutti i vari programmi che il Consorzio ha in corso, tra tutti questi vari programmi c'è certamente la redazione del nuovo piano d'assestamento, che è l'insieme dei tre piani scaduti, cioè del livello di Naseta, delle comunità di Rigonchio e di Busana, e più si sono aggiunti altri beni ancora non pianificati. Quindi il Consorzio è partito fin dal 1964 con la prima pianificazione del livello di Naseta. Poi io attivamente ho partecipato con il dottor Piacentini e la dottoressa Romoli alla redazione di un secondo piano, ho attivamente partecipato con i tecnici dello Studio Verde alla redazione dei piani della revisione del livello e di Rigonchio, e ho già partecipato appunto con il dottor Giorgio Govi, l'attuale assestatore,
l'attuale parte, a me piaceva più piani economici, vabbè, comunque adesso vabbè, lasciamo i termini, adesso sono questi, e quindi, quindi volevo dare questo input forte all'attuale comitato del Consorzio Alta Valsecchia per portare avanti questo programma importantissimo, e importantissimo per le scadenze che ci sono dal punto di vista, diciamo così, dei crediti di carbonio, sui quali già è tanto che ne parliamo, eccetera. Finalmente speriamo che si stia arrivando a un traguardo importante, perlomeno l'inizio di all'inizio di un traguardo importante, importantissimo, insomma. Ecco, quindi voglio dire, mentre da un lato do la spinta più forte possibile a questo, al nuovo comitato del Consorzio Alta Valsecchia, nello stesso tempo, per quello che può essere, diciamo così, la mia collaborazione in positivo, io ho dato questa disponibilità. Poi, come per il resto, come per tutte le altre attività che il Consorzio ha in essere. Comunque, in ogni modo, in questo momento mi interessava molto, forse ci sarà collegato senz'altro anche diversi del nuovo comitato dell'Alta Valsecchia, e questo credo proprio di sì, e quindi sottolineo questo, questo punto che credo che sia importantissimo, e che quindi anche con il dottor forestale Giorgio Govi, con tutta la sua esperienza, eccetera, credo che un po' tutti insieme possiamo effettivamente fare quella pianificazione che mette insieme tutte queste importantissime cose, crediti di carbonio, sempre una migliore gestione del bosco, eccetera, nell'interesse degli aventi diritto, e poi alla fine nell'interesse di tutti, insomma. Ecco, quindi io vi ringrazio, credo di aver fatto presto a dire almeno una cosa che mi interessava grazie. Dire in ogni modo per quanto mi riguarda dico anche allo stesso Parco, insomma, che continuo ad essere presente, insomma. Ecco, ok, va bene, grazie e buone cose. Grazie a te. Non so se si è sentito quello che ho detto, non so. Sì, si è sentito benissimo. Benissimo, grazie mille, grazie. Volevo dirti solo che noi riconosciamo il fatto di essere stato sempre al nostro fianco in questo lungo cammino, e riconosciamo il fatto che sia anche giusto che tu ci abbia tirato un po' le orecchie per essere arrivati così lunghi, ok? Ma non è facile, ovviamente. Ora, io non vedo mani alzate, non vedo domande, per cui se nessuno chiede la parola, io sarei per dare la parola al presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Toscanesiano, senatore Fausto Giovanelli, per una conclusione di questo tavolo. Ma una conclusione dopo, per me. Mi pare che dobbiamo prendere atto di una partecipazione, di una discussione che rappresenta un cambiamento culturale in corso nella visione e anche negli atti di gestione dei boschi dell'Appennino. Ho avuto questa sensazione fortissima a Cerreto Passo quando 34 comunità, usi civici, hanno messo una firma sotto l'impegno di collaborare col parco per la piattaforma, che comunque rappresenta una prospettiva e anche una scelta attuale, ma che non coi tempi del bosco, speriamo, ma non si realizza da un giorno all'altro. E tuttavia rappresenta il fatto che senza fratture, o meglio senza conflitti frontali con la tradizione e con la realtà presente, che è fatta di un'economia del bosco piuttosto semplice, che è abbastanza erede di una tradizione, che ha i limiti che conosciamo, ma che ha anche i valori che conosciamo, che rappresenta comunque per qualcuno occasione di lavoro, per qualcun altro rappresenta anche una modalità di vivere e di utilizzare la legna. E è stato molto bello sentire la storia da Sacchini e anche da Moretti e da Tori di come questa visione innovativa ha saputo parlare a una visione anche storica di considerazione del bosco come un bene comune, come un bene che ti dà la legna, ma che insomma è qualcosa che ha a che fare
anche col benessere, e anche se non si chiamava bioeconomia, in verità le comunità antiche dell'Appennino avevano una loro bioeconomia. Oggi sicuramente mi sembra che possiamo dire che c'è un cambiamento culturale avviato. Possiamo forse anche dire che la riserva di biosfera adesso e il tavolo uomini e foreste prima dà un contributo a migliorare la governance. Non è uno strumento diretto dove si prendono decisioni, ma è un posto, è uno spazio dove si confrontano esperienze così diverse e le si mettono in relazione, a mio avviso utilmente. Intanto c'è una progettualità precisa sulla piattaforma dei crediti di sostenibilità che mi sembra stia procedendo, oltre le migliori aspettative, con tutti i dubbi che possiamo avere tutti su quello che può accadere domani, ma anche constatando che c'è attorno una condivisione che oltre le previsioni, e che c'è anche questa cosa che chiedeva Villi, la consapevolezza. Mi sembra che questa consapevolezza stia crescendo, l'adesione volontaria c'è, le pianificazioni sono in gran parte in corso, altre si possono costruire, le certificazioni dove mancano potrebbero essere sostenute anche da un'iniziativa GAL. Ho presente quello che ha detto Valerio Fioravanti sulle foreste demaniali, ma non solo su quelle, dell'area modenese. Diversi interventi selvicolturali sono in corso col progetto Parchi per il Clima, e quindi azioni anche di miglioramento delle attività più tradizionali, della gestione più tradizionale. E quindi mi sembra che davvero possiamo tenere un po' assieme innovazione e sostenibilità, cioè essere un promotore come riserva di biosfera nello scambio delle esperienze, ma anche nella decisionalità e negli atti, nelle collaborazioni attuate, di un elemento di innovazione nella gestione del bosco, un tema dei crediti di sostenibilità che sostanzialmente traduce in mercato, ma anche in riconoscimento più generale, la consapevolezza crescente che il bosco dà servizi ecosistemici al di là del prelievo di materiale diretto, cosa che però convive con, penso quello che diceva Giannetti, con l'intenzione anche di andare a utilizzi migliori del legname, legname da opera, ma anche con le suggestioni sulla bioeconomia che diceva Vacchiano, per creare, attorno alla risorsa bosco e al territorio e alle persone, alle comunità che sono con esse relazionate, anche delle opportunità. Si capisce che è una scommessa difficile, ma è un po' la stessa del PNR, lo stesso del Green Deal, è la scommessa delle nostre società in questo momento. Costruire innovazione, sostenibilità, ambiente, sicurezza e lavoro insieme. Scommessa complicata che però mi sembra stia in qualche modo camminando. Noi avevamo qualche tempo fa accolto in 10 punti, i soliti 10 punti, diciamo, sia le tematiche della biodiversità che quelle del miglioramento, della gestione, della pianificazione, soprattutto quello dell'accorpamento. Mi sembra che questo progetto, questo tavolo e anche il lavoro di Centro Uomini e Foreste e di questo tavolo, ma possa indurre molti a pensare a forme consortili, a forme di aggregazione di una proprietà, perché una delle ragioni per cui tanti piani di forestazione, strategie forestali nazionali non vanno o fanno fatica a marciare è proprio la disponibilità di superfici e gestori di queste superfici tali da poter essere dei validi e efficaci interlocutori di strategie che hanno bisogno di tempi lunghi e superfici grandi. E quindi, per esempio, la presenza delle unioni è molto importante. Credo che il Parco Nazionale, oltre ai tavoli della riserva di biosfera che fa economia, scienza, cultura, ma che noi dobbiamo andare a patti molto stretti, anche in relazione alle proposte o iniziative che si chiamano Green Community o che si chiamano comunità energetiche. È stato detto giustamente che non c'è un'incompatibilità da queste cose. Io attualmente non voglio fare il sensale che dice va tutto bene. No, non va tutto bene. Dobbiamo migliorare tutto, perché la situazione in cui ci troviamo è fatta anche di tanti utilizzi o non utilizzi
che sono entrambi al di sotto di quello che si deve e che si può fare, ma io dico soprattutto che si deve fare. La sottolineatura che è venuta da Borghi, dal professor Vacchiano, sull'emergenza anche mondiale, climatica, e da Willy, beh, insomma, è una cosa con la quale è difficile non fare i conti, soprattutto se si ha a che fare con risorse di questo tipo. Il nostro compito è, da un lato, renderne consapevoli le comunità e i proprietari, ma anche sviluppare progetti che poi parlino più che le nostre parole. E mi sembra che questo progetto sui crediti di sostenibilità dà corpo a un ragionamento che può essere fatto 100 volte a parole, ma se non lo si vede concretizzato in qualche cosa che funziona, difficilmente potrà fare scuola. Mi sembra che questa è un'azione di ricerca e sviluppo che sta camminando, quindi io ringraziando tutti, dico, beh, guardate, il contributo di ognuno è stato ed è importantissimo, purtroppo ci dobbiamo fermare in questi tempi brevi, ma siamo al quarto tavolo, quinto, sesto, ne faremo altri, soprattutto dobbiamo andare ancora sui territori a costruire attorno forse questo filone dei crediti di sostenibilità, tutta la tastiera, tutta la cassetta degli attrezzi dell'innovazione della sostenibilità nella gestione di questa grande parte del territorio. La conversione ecologica che passa per il territorio non sia solo conversione energetica o tecnologica, che presuppone di fare i conti con questa realtà. Ora, dove abbiamo trovato accorpamenti, responsabilità e anche storie e passione gestionale, abbiamo trovato immediatamente le condizioni di un dialogo, perché evidentemente le motivazioni non erano così distanti, quelle dei gestori degli uffici civici, dei parchi, delle unioni. Forse dobbiamo riuscire a fare un dialogo più stretto con la piccola proprietà diffusa, alla quale è difficile arrivare perché è difficile incrociare la loro capacità operativa, ma progetti di questo genere possono anche favorire l'accorpamento attraverso forme consortili o il conferimento di proprietà di gestioni, andare oltre i già 35.000 ettari di cui possiamo parlare riguardo i crediti di sostenibilità e verificare, approfondendo le tematiche delle comunità energetiche e comunque sviluppando pianificazione e certificazione, andando a cercare le risorse, quello che abbiamo in qualche modo abbiamo cominciato. Quindi mi sembra di poter dire che in questo caso la riserva di biosfera, il suo mestiere dal punto di vista dell'educazione, della scienza, della cultura, ricordo gli incontri fatti con gli insegnanti su queste cose, con il professor Vacchiano e altri, anche con col professor Piotti, e quello che ho sentito dire adesso da Moretti e a Ligonchio, c'è una crescita a macchia d'olio, ma c'è anche di più. Mi sembra che la riserva di biosfera sta creando le condizioni per migliorare la governance territoriale. Credo che dovremmo continuare a mettere insieme questi confronti fra diversi soggetti, portare avanti le operazioni di pianificazione e certificazione, ringraziare e continuare a cercare di contattare chi vorrà volontariamente acquistare i crediti di sostenibilità, che comunque sono un segno. Ho trovato anche una citazione della Laudato Si, che dice: il comportamento dei consumatori è importante. Se le imprese, non è importante solo ciò che le leggi dettano alle imprese, dettano delle cose molto importanti anche i consumatori e i loro clienti, e se passa quest'idea del valore ecosistemico del bosco, siamo certi che terrà con forza anche questo mercato dei crediti di sostenibilità, che in qualche modo è una specie di cocchiere, di guida, di tutta una visione di miglioramento del bosco che può investire sia le tecniche tradizionali di gestione, i tagli, la destinazione del materiale prelevato, altre forme di utilizzo diretto. Quindi a me non rimane che, insomma, ringraziare tutti, in particolare Willy Regioni, il direttore, che in questo momento non vedo, ma per il cammino fatto, e credo che possiamo essere, insomma, abbastanza soddisfatti del cammino che in questi 2-3 anni è stato fatto. Perlomeno il nostro territorio, il nostro crinale in particolare, ma il nostro Appennino sta cercando di tenere il passo, di portarsi al passo
per superare anche quei deficit che ci sono, che venivano denunciati, mi pare, dal professor Bacchiano, quando diceva che insomma tra il bosco, l'utilizzo e la bio... In Italia abbiamo un problema, ricchi di boschi poveri, produciamo legname, poi lo importiamo, non riusciamo a trarre tutti i vantaggi. Abbiamo però la fortuna di avere una grande superficie coperta da boschi e dobbiamo essere capaci di mettere in valore questa, questa ricchezza. Come diceva bene Moretti, dobbiamo convincerci prima di tutto noi che è un valore, ma mi sembra che siamo sulla, sulla buona strada. Quindi grazie a tutti per oggi e sicuramente Villi potrà dare, e anche Vignali potranno darvi delle risposte più dettagliate alle domande che sono state fatte e anche alle suggestioni e anche agli stimoli che sono venuti, ai quali io non posso evidentemente in questa sede rispondere, se anche ne fossi capace, una per una. Quindi grazie a tutti e alla prossima. Grazie, grazie Presidente, per aver riassunto in così pochi minuti la complessità del tutto. Se vuoi dire qualcosa tu alla fine, Billy, dillo, perché può sì, sì. Che c'è qualcosa che è rimasto indietro, io sono no, un invitato, in realtà... diciamo. No, Presidente, in realtà penso che lei abbia riassunto in pochi minuti la complessità del tutto e rimanderei quindi ad incontri puntuali ciò che è necessario ancora chiarire. Io rubo ancora un minuto perché abbiamo superato i 10 minuti il limite che ci eravamo dati, per cui vi chiediamo scusa se vi abbiamo sequestrato per altri 10 minuti in più rispetto a quello che avevamo provvisti. Li uso solo per ringraziare tutti chi ha, quindi sia chi ha dato il proprio contributo intervenendo, sia chi si è collegato ed ha ascoltato. Il tavolo in realtà continuerà a lavorare anche nei mesi prossimi, per cui non abbiate alcun tipo di problema a contattarci per eventuali necessari o ulteriori chiarimenti, non solo sull'argomento che ha un po' preso gran parte del tempo di oggi, ovvero della piattaforma per la compravendita dei crediti di sostenibilità, ma più genericamente rispetto all'argomento. Vi saluto, vi auguro tutti buona Pasqua, ma ricordo a tutti che il 21 aprile ci sarà l'ottavo tavolo, il cui argomento è accogliamo la natura nei boschi, nei borghi della MAB. Quindi accogliamo la natura nei borghi della MAB. Era difficile non sbagliarci oggi, ok? Grazie a tutti per aver partecipato e buona Pasqua a tutti. Ciao, buona Pasqua a tutti. Ciao. Arrivederci, a tutti. Arrivederci. Grazie, buona Pasqua. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti.